nostra stagione è iniziata alla grande. Abbiamo iniziato con i campionati regionali di cross, di corsa campestre a Imperia. La squadra femminile si è classificata al primo posto, è un ottimo risultato per la squadra maschile al terzo posto, dove c'è tantissima concorrenza. Questo risultato è stato ottenuto dalla forza del gruppo, perché ogni singolo atleta sapeva che era importante per portare il suo punteggio, per aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo. E questo è anche un po' lo spirito della nostra società, cioè lavorare tutti insieme e collaborare per aiutarci l'un l'altro. Questo spirito di collaborazione è molto aiutato dal supporto della capitana della squadra femminile, Ilaria Pasa. La squadra femminile si chiama Delta Pink, e dei due tecnici, Paolo Tavella, che si occupa per gli allenamenti su strada, e Torri Gianfranco, che si occupa per gli allenamenti in pista, perché gli allenamenti collettivi ci aiutano anche a rafforzare il rapporto tra gli atleti, e questo è fondamentale. Fondamentale anche il supporto del vostro presidentissimo, Romano Roma. Sì. Il nostro presidente è una persona eccezionale, si occupa egregiamente per quanto riguarda l'organizzazione della direzione della società, ed è anche una persona che sa ad ascoltare ogni singolo atleta, e abbiamo visto che si rende disponibile ad ascoltare tutti ed aiutare tutti, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista a volte di problematiche personali, e quindi di questo ne siamo molto grati. Attenzione anche al Grand Prix adesso. Sì, adesso quest'anno abbiamo inserito una nostra gara nel Grand Prix delle Due Valli, sarebbe Valle Scrivia e Valpolcevera. Ci sono 10 manifestazioni, noi organizziamo il giorno di Ferragosto a Serra Ricò la Marcia di San Rocco, e tutte queste manifestazioni hanno coinvolto i comuni di riferimento delle varie competizioni, quindi collaborano insieme il comune di San Rocco, il comune di Sant'Olcese, il comune di Roncoscrivia e il comune di Cerandisi. E questo con lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la nostra periferia e le varie manifestazioni locali ai vari atleti.